Ah, eccoci qua con il nuovo gioco Death Spank. Sono proprio curioso di vedere come funge la questione. Ok, comandi standard, video, va bene, sound, sottotitoli, sì. Mi sembra che questo gioco ci sia su Steam, è solo in inglese, solo in inglese, però non importa, giochiamo lo stesso. Auto salvataggio, buono. Allora, difficoltà da nabbi, ammazza, vai, entriamo subito nel merito, vediamo. Almost end at once. It is a story I need to tell before I grow too old to remember. It is a story of a man some call a curse and others call a hero, but a man they all called Deathspank. Foretold of his destiny to possess a powerful artifact only known as the Artifact, Deathspank dedicated his life to becoming a hero to the downtrodden, a vanquisher of evil, and a dispenser of justice, to becoming a hero worthy of the power of the artifact, to becoming the hero of his destiny. I'll begin my tale at the doorstep of the demon witch Miss Havenstance, led there by a guide too smart to go any further. Deathspank clutches in his hand the final clue in a life's journey paved in blood and steel and bacon. A journey that will finally lead him to the artifact. Or so he was told. Eccoci qua. Ok, muoviamo così. In questo modo qua. Ecco. Tasto destro. Ah, qua c'è il denaro. Ecco, vedete subito. È un GDR comunque questo. Sembra un pochino hack and slash. Make sure you do this incredibly exciting non-specific thing. Ok. Ok. È un pochino cartunoso, vedete che la grafica è cartunosa. If I am slain in combat, I will automatically resurrect at these scented outhouses. Ah, questo è il punto di respawn nel caso di crepata. Ok. Grafica cartunosa anche dall'inizio, dal tutorial, è anche un pochino ironico così. Sembra stare lì a prendere un pochino in giro i giochi di ruolo, ma è un azzardo, eh. Use weapons of justice, those purple weapon thingies, when the justice meter is full. Fill the meter by hitting trigger weapons. Che storia. Vediamo trigger weapon. Ah, ecco, ecco. Sarebbero le... Sì, il grilletto. Fortissimo. Ah, poi allontani, avvicini, sì. Ok. Fortissimo. Devo ancora capire dove sono gli elementi GDR, perché magari sono... denari, ecco, i denari potrebbero essere per comprare qualcosina, giustamente, o magari aumentare anche le caratteristiche del personaggio, però non mi azzardo. Ah, qua ci sono gli oggetti tipo la coscia di pollo, una pozione di vita minore che eventualmente curano la vita, e
Questo? Ah, chicken. Allora ragazzi, da questo primo impatto questo giochino veramente... Greetings, Demon Witch Havenstance. I am Deathspank, hero to the downtrodden, vanquisher of evil, dispenser of justice, and I have come for the artifact. No need for the introduction, Deathspank. I know who you are. Quest complete. Then and off with the chit-chat. Give me artifact. Bello brutale. Then enough with the chit-chat. Give me the artifact. I no longer possess it, but I know where you can find it. Bene. Tell me the location. Okay. Tell me the location of the artifact, demon witch. I hid it deep in the demon mines. Ecco. I placed a powerful magic seal before the artifact. Alla fine, my weapons of justice will make short work of that seal. My weapons of justice will make short work of that seal. You will never break that seal. Not without my help. Aren't you the one who magically sealed the artifact deep in the demon mines in the first place? That was just a job I was paid to do. What do you know? The path here is littered with the remaining dead. Did you know that the path here is littered with the reanimated dead? Of course. You didn't destroy them, did you? It's kind of what I do. Great. There goes my bridge knight. What ungodly price must be paid to unseal the artifact? What ungodly price must be paid to unseal the artifact? My poor darling dragon hatchlings are being attacked by a pack of vicious chickens. I want those chickens taken care of, violently. Bring me their lips as proof of their demise. Do chickens even have lips? Of course they do. How else do you expect them to whistle? Ah, good point. Cioè, praticamente vuole le labbra dei polli o delle galline. E comunque avete visto, molto ironico anche dal doppiaggio, il personaggio anche bello cazzuto, bello spocchioso, no, come si introduce alle persone fa veramente ridere. E comunque abbiamo iniziato il gioco, no? Ci ha dato una quest, quindi è veramente interessante. Vediamo un pochino dove trovare queste galline. Questo sarebbe... Ah, ecco, c'è la classica casetta. Ecco le galline. Ah, guardate quante galline. Guardate anche che forme che hanno queste galline. Madonna quante galline, lol. Fortissimo. Questo? Botte da orbi. Questi cosa sono? I lupi? Sarebbero dei lupi con il pannolone? LOL. Vediamo però se c'è la lista questa. Ah, quest log, ecco, vedi? Già completa. Questo sarebbe con la barra spaziatrice, che è una cosa sta roba. Eccoci qua. Greetings, Demon Witch. I have your lips, Demon Witch. Well, not your lips. The lips you requested from the vicious chickens. Quest complete. My poor darlings will finally be able to sleep again. Now, I was going to grind your bones into a nice stew. But I actually feel a tinge of gratitude for your help. Yeah, I get that a lot. I will now help you get the artifact. But first, I need some ingredients to break the spell. I require some hair of the pixies.
bright red demon imp horns, and a crystal shard from the slime pits. I don't know what you're cooking, Demon Witch, but it sounds delicious. I'm making a special magical crystal for you, but you'll have to venture beyond my gate to acquire the items I need. Let me open it for you.